Il dato complessivo dei positivi è in totale 650, poi vi daremo il dettaglio, la solita tabella, quindi non li sto a ripetere. Quello che è interessante rispetto a questo dato poi è il numero delle persone che sono in isolamento domiciliare, poi magari ci potrebbe spiegare il professor Brusaferro quindi che tipo di condizione possono avere, perché sono a casa e quindi sostanzialmente, ancorché positivi, dovrebbero avere lievi sintomi o non avere difficoltà alcuna. Un altro dato che aggiorniamo è il numero dei deceduti, perché dal dato della Regione Lombardia ci vengono segnalati 3 decessi di persone ultra ottantenni, 2 persone di 88 anni e una di 82. Persone che comunque hanno un quadro clinico, avevano un quadro clinico delicato e importante.